Neve e terremoto. Amatrice è di nuovo in ginocchio. Dal 24 agosto non c'è pace, non si conoscono i danni delle scosse di terremoto che da ieri mattina hanno di nuovo gettato nell'incubo il centro Italia. Molte frazioni sono isolate. Tra Montereale e Amatrice, l'epicentro. I mezzi di soccorso non riescono a raggiungere numerosi comuni dell'Amatriciano. In tarda serata saliamo a bordo di un mezzo della Polizia di Stato. Una coppia di anziani ha chiesto aiuto, serve una stufetta, sono al gelo. Ma arrivare a San Tommaso è praticamente impossibile. Anche i vigili del fuoco sono rimasti intrappolati nella neve. Ma che è successo qua? Siamo rimasti non è buona notte. La neve è troppo alta. Troppo alta, troppo alta. E questa mattina, dopo una bufera di neve, Amatrice si è svegliata in queste condizioni. Nella chiesa provvisoria hanno dormito una ventina di persone, soprattutto anziani, con gli occhi ancora gonfi per l'ennesima notte con la terra che fa paura. È andata bene, le scosse ci sono state fino all'alba, però si è dormito al caldo. Al caldo, sì, al caldo perché non se ne poteva più. Mi sono venuti a prendere. Chi è venuto a prenderla? I carabinieri, mi pare, non so, la polizia, i carabinieri, come si chiamano. Mi hanno acchiappato e mi hanno tirato fuori.